Vi, siamo di sopra. Grazie. È bello rivederti. Che è successo? Vieni, Jeff ti spiegherà tutto. Ha quasi finito di preparare il dibattito. Ho rimandato tutti i suoi incontri in ufficio per oggi. Per ufficio intendo qui. Nessuno ci disturberà. Disturbarci in cosa esattamente? Delle fondamenta della mia piattaforma. Lo saprei tra poco. Non farò retromarcia solo perché la Night Court. No, non gli succhierò il cazzo per poi farmela mettere in culo. Ascolta, devo andare. Fai quelle modifiche e ne parliamo dopo. Vi, sono contento che tu sia qui. Jefferson. Prego, siediti. Ti spiego perché ti ho chiesto di venire. Abbiamo subito un'effrazione, ma non una qualsiasi. In che senso? Un paio di giorni fa, in piena notte, mi sono svegliato per un rumore. Ho preso la pistola e sono uscito dalla camera. Ho visto un estraneo. Sembrava stesse estraendo un'arma. Così ho premuto il grilletto. L'hai colpito? Non lo so. Ha cominciato a girarmi la testa e sono svenuto. La mattina dopo non c'era traccia di lui. Io vorrei che tu lo trovassi, che scoprissi cosa voleva. Perché proprio io? Non sarebbe meglio incaricare un detective? Preferisco usare contatti collaudati. Come biasimarti? Hai già svelato il mistero della morte dell'ex sindaco? Confido che verrai a capo anche di questo. Hai già avvertito gli sbirri? Non volevamo richiamare l'attenzione pubblica. Sai, l'NCPD è piena di persone disposte a guadagnare qualche eddie. Se denunciassimo un'effrazione, i media ci salterebbero addosso come cavallette. Niente sbirri, chiaro. Naturalmente ho avvertito l'SSI dell'incidente, la nostra sicurezza privata. L'SSI non è il massimo. Perché non avete scelto la Rasaka o la Militech? È quella che ci è stata consigliata. Il lato positivo è che non dipendiamo dalle mega corporazioni. Che aspetto aveva l'intruso? Non ricordo molto. Era buio. Indossava una specie di maschera. O forse era un impianto. Non sono riuscito a vederlo bene. Neanche Elizabeth l'ha visto? Dormivo come un sasso. La stagione elettorale è molto stancante. L'intruso ha preso qualcosa? Ha rotto qualcosa? Non manca nulla. Non ho notato nessun danno. Jeff deve averlo spaventato prima che potesse fare qualcosa. Hai detto che sei svenuto? Esatto, subito dopo aver sparato. E poi? Niente. La mattina dopo mi sono risvegliato a letto, con un forte mal di testa. Hai idea di come tu sia arrivato a letto? No, nessuna. E neanche Elizabeth. La sicurezza che ha indagato, cosa dice? È qui che le cose si fanno strane. Sostengono che non ci sia alcun segno di effrazione o di spari. Le telecamere non hanno registrato niente. Le guardie all'esterno non hanno visto o sentito nulla. Pensano che Jeff abbia avuto un incubo. Risposta conveniente. Liz gli ha concesso un giorno di vacanza per convocarti. La compagnia di sicurezza, questi SSI, chi sono? Sono sul mercato da 15 anni. Hanno clienti in tutta la città. Se ben ricordo, mi sono stati consigliati da un conoscente. Credi che l'SSI sia coinvolto?
Forse. Oppure qualcuno che si nasconde dietro l'SSI. Vi viene in mente qualcuno? Weldon Holt ha ucciso l'ultimo sindaco. E i sondaggi lo vedono dietro Jeff. Ma potrebbe essere chiunque. Jeff ha parecchi nemici, molti dei quali potenti. Potremmo passare tutto il giorno a elencarli. Capisco. Per questo ti ho chiamata, V. Devi scoprire che diamine sta succedendo. C'è altro che volete dirmi? O che credete dovrei sapere? Ah, no, direi che è tutto. Liz? Mi sembra tutto, anche se dubito che scopriremo mai qualcosa. Tesoro, ti prego, vedrai che V troverà qualcosa. Quindi? Hai tutto quello che ti serve? Vorrei dare un'occhiata all'appartamento. Ma certo, Liz ti farà da guida. Io devo scappare a un incontro. Appena scopri qualcosa, fammi sapere. Vieni, ti faccio da guida. Ti seguo. Possiamo iniziare da dove Jeff ha visto l'ospite indesiderato. Sai, a volte non ne posso più di tutto questo. Della politica? Finora siamo riusciti a rifiutare le offerte di collaborare con Knight Corp, Biotecnica, Arasaka. Finora, dici? Se Jeff riuscirà a farsi eleggere senza dovere nulla a nessuno, favori o altro, sarà una vera vittoria. L'ufficio di Jeff, sala controllo, deposito e mercato delle pulci compressi in un'unica stanza. Qui è dove Jeff ha visto l'intruso. E gli ha sparato qui? Subito dopo essere uscito dalla camera da letto, almeno questo è ciò che ricorda. Macchie di sangue, ripulite di fretta. Da dove viene il sangue? È tuo? Sono sicura al 100% che non sia nostro. Magari è dell'intruso. Probabile. Cristo santo! Credo che possiamo mettere la vostra sicurezza in cima alla lista dei sospettati. Hanno violato la nostra privacy. Che figli di puttana, sotto il mio stesso tetto! Mi chiedo da quanto vi nascondano tutto questo. Da troppo. Stai parlando di nuovo da sola? Non permetterò sempre che altri guardoni mettano da piede quando qui. Un certo terrorista ha iniziato a spingere. La mia testa! Qualcosa non va? Non preoccuparti per me. Fai quello che devi. A cosa serve? È connesso agli schermi a parete. Mi chiedo dove altro portino questi cavi. Tecnologia praticamente preistorica, ma sembra appena installata. Ho visto qualcosa di simile durante la guerra. Trasmittenti. Le usava la Militech. UHF è a corto raggio. Il segnale viaggia soltanto in linea visiva, ma non può essere intercettato. In linea visiva? Guardiamoci intorno e cerchiamo la base del nostro ricevitore.
scopriremo presto. Non perderli, Vi. Ah, adesso ti interessa? Forse stiamo per smascherare una cospirazione corporativa. Potrebbero essere delle spie o chissà cos'altro. Se non ti metti a correre, li perderemo. L'immagine che i politici mostrano in pubblico è studiata a tavolino, ma dietro le quinte è guerra aperta. Non sono i cittadini a scegliere chi li rappresenta. E chi allora? I burattinai, chi tira le fila. Spiano i Perales e quelli come loro. Cercano punti deboli, ricattano, truccano le elezioni. Ci portano a Northside. Va a finire male, Johnny.
testa! Hai passato. Neanche l'NCPD ha dei registri così minuziosi. Foto, cartelle cliniche, vulnerabilità alla neuroplasticità. È una sorta di database. Scansioni cerebrali, dei perales, stampo biologico, neuroplasticità. Cazzo, è quello? Quella merda blu. Collegamenti neurali recenti. Non li stanno spiando, Johnny, gli stanno entrando nella testa. Vuoi dire che qualcuno sta letteralmente controllando le menti dei nostri integerrimi politici? Le macchie rosse sono ricordi residui nella regione dell'ippocampo. Vedi come sfumano nel blu?
Quindi che cosa significa? Stanno impiantando nuovi ricordi nelle loro teste, modificandone le personalità. È roba grossa, Johnny. Cazzo. Ci sono anche altre cavie, oltre ai Perales. Presto, scarica i dati. Chiunque verrà a cercarli sarà il nostro sospettato. Merda! Stanno cancellando i dati. Ci hanno beccati. Ora sanno che c'è qualcuno nel loro database. Mi chiedo se sappiano anche chi. Meglio se ti siedi. È molto più grossa di quanto pensassimo. Che cosa? Vi stanno facendo il lavaggio del cervello, letteralmente. Hanno mappato le vostre menti e ora usano un qualche... Aspetta. Oddio. D'accordo, vengo lì. No, tu e io dobbiamo parlare da soli. Conosco un ristorantino di ramen a Japantown. Ti invio le coordinate. D'accordo, ci vediamo lì. Hai niente che potrebbe interessarmi? Meno male che ti sei. Io ci sono. Carne sintetica è mitica! Ti spiace sederti? Per favore. Grazie di essere qui. Perché qui e non nel vostro appartamento? Perché ho qualcosa da confessarti, in privato, senza che Jeff senta. Ok, confessa pure. Mi dispiace, sono tesa come una corda di violino. Non riesco a mettere insieme i pensieri. Non è passato molto dal nostro ultimo incontro. È successo qualcosa nel frattempo? No, voglio dire, è successo qualcosa, ma non di recente. È una lunga storia. Non so ancora come dirtelo. Non so neanche da dove iniziare. Rilassati, non c'è fretta. Tempo fa ho iniziato a notare dei cambiamenti nel comportamento di Jeff. La sua personalità sembrava cambiare a vista d'occhio, diventare qualcun altro. Come? Ha smesso di leggere.
ha dimenticato il suo film preferito. Persino i suoi gusti musicali sono cambiati nel corso di una notte. Una volta gli ho proposto di far visita alla tomba di suo fratello e lui mi ha risposto che era figlio unico. È allora che ho iniziato a pensare che stesse succedendo qualcosa. Qualcosa di sinistro. E non solo con Jeff. Hai notato dei cambiamenti in te? Dopo un po' di tempo. In varie occasioni i miei amici mi hanno detto che mi comportavo in modo strano. Deve essere stata dura. Già. Sai, è in momenti come questi che inizi a chiederti cos'è reale. Quindi sapevi fin dall'inizio che cosa avrei trovato? Non so chi, come o perché, ma so che ci stanno cambiando. La stanza segreta nel nostro appartamento. Cosa? Sono sicura di averla già vista, ma di averlo dimenticato. La cosa mi terrorizza. Ne hai parlato con Jeff? Ci ho provato, ma non vede la verità. Ha riso e mi ha detto che era frutto della mia immaginazione. Una volta mi ha parlato di una vacanza che non abbiamo mai fatto. Giuro su Dio! L'ha descritta così in dettaglio che iniziavo quasi a credergli. Forse l'hai solo dimenticata. Magari ti hanno cancellato i ricordi di quel viaggio. Io non so più cosa pensare. Lo capisci? Non mi hai ancora raccontato tutto, vero? Una notte ho visto un estraneo nel nostro appartamento che armeggiava con i monitor. Ma ero in uno stato tale che non so se potevo fidarmi dei miei stessi occhi. Quindi non hai fatto nulla? Non ricordo cos'è successo. Il mattino dopo ho parlato con la sicurezza. Fammi indovinare, le telecamere non hanno rilevato nulla? La guardia ha detto che doveva trattarsi di un sogno. Naturalmente mi ha mostrato le registrazioni. Mi sentivo una pazza. E poi il giorno dopo ho ricevuto una chiamata. Chi era? Loro. Chiunque siano. C'era una voce alterata all'altro capo. Non si sono presentati. Ti hanno minacciato? Hanno provato a ricattarti? Hanno detto che stavo rischiando grosso. Che se avessimo continuato a creare problemi, Jeff poteva avere un incidente. Poi hanno cancellato ogni traccia della conversazione. Era come se non fosse mai avvenuta. Quindi ti prego, V. Jefferson non deve sapere nulla. Mai. Ne va della sua vita. Sapevi chi aveva mandato quell'intruso, ma hai continuato a prendermi in giro, Liz. Non avevo scelta. Non sapevo cosa fare. Volevi che tutto continuasse così, perché è conveniente. Conveniente? Hai una vita perfetta. Un marito famoso. Non ti manca nulla. Credi che mi stia divertendo? Non hai idea di cosa significhi vivere così? E se ti avessero programmata per dire queste cose? Leggendo un copione basato sui pensieri impiantati nella tua testa? So solo che amo mio marito e che voglio tenerlo al sicuro e felice. O è quello che vogliono che tu sappia? Sai cosa farà Jeff se glielo dirai? Conosco mio marito. Inizierà a indagare da solo. Non deve scoprirlo. Lo distruggerebbe. Cazzo, Elizabeth! Ignorare questa storia! Qualcuno che vi sta entrando nella testa! Che alternative ho? Farmi ammazzare? O vedermi strappare mio marito? Mi chiedi di mentire al mio cliente? Gli dirò che l'SSI ci spiava per conto del suo rivale, Holt. Dovrei solo confermare le mie parole. E se non fossi d'accordo? Dovrai scegliere. Ma ricorda, dovrai convivere con le conseguenze della tua scelta. Sei davvero disposta a licenziare l'SSI? Dopo le minacce?
Una mossa coraggiosa, ma rischiosa. Quello che ci stanno facendo è un conto. Ma quando hai trovato quella stanza segreta, non posso accettare che degli estranei ci spiino mentre dormiamo. Non sotto il mio tetto. Che differenza fa dove? Mi assumerò la responsabilità della risposta dell'SSI. Ti chiedo soltanto di non coinvolgere Jefferson. Mm. Aggiungerò un incontro a Reconciliation Park nell'agenda di Jeff. Sarà lì. Non posso sapere se domani mi ricorderò di questa conversazione. Conto su di te per ricordarti la mia richiesta. La ricorderò, ma non ti prometto altro. Arrivederci, V. È una brutta storia, eh? Non vorrei trovarmi nei suoi panni. A proposito di ricordi sovrapposti e personalità modificate, ti ricorda qualcosa? Beh, almeno sappiamo cosa li aspetta. No, questo è diverso. L'hai visto? Stanno modificando le loro menti di proposito, i loro pensieri. Mm-hmm. Per Alex sarà un'ottima marionetta di nuova generazione. Anche ai miei tempi si parlava di roba del genere. Fluttuatori di pattern cognitivi, modifiche neurali remote. In parole povere, lavaggio del cervello. E il bello è che non ci sono limiti. Segnali televisivi subliminali, emettitori ad alta densità negli spazzolini elettrici. Quello che vuoi. Tu cosa avresti fatto nei miei panni? Dietro questa storia ci sono dei veri bastardi. Qualcuno deve fermarli. A costo di mettere a rischio la vita dei Perales? Chi può dire quali stronzate potrebbe fare un sindaco controllato come una marionetta? Ah sì, potresti finire col mettere a rischio le loro vite. O forse no. Scelta difficile, Vi. Cazzo, Julio è un vero bastardo. Forse sì. Se dovrebbe fargli visita. Sì. Non importa cosa gli dirai, non importa cosa credi di fare o cosa farai, non puoi cambiare nulla. Cosa? Sappiamo chi sei, sappiamo cosa sei, sappiamo cosa vuoi. Stai scherzando col fuoco, non tirare troppo la corda. Cazzo. Salve, V. Dobbiamo parlare. Sì, lo so. Elizabeth mi ha raccontato. Ho fatto bene ad assumere una professionista. Elizabeth, cosa ti ha detto esattamente? Non è entrata nei dettagli, solo che l'SSI ci spiava per conto di quel figlio di puttana di Holt. Immagino tu sappia altro.
Ti sembrerà strano, ma non ho molto altro. Deve pure esserci qualcosa. Non hai trovato qualche prova? Va tutto bene? Mi spiace, sono tutte voci e speculazioni. Ad esempio? L'SSI riceveva soldi da molte persone, tra cui Holt. Ma è una pista debole, troppo debole. Niente che possa aiutarti, Jefferson. Maledizione. D'accordo, ci penserò io. Che vuoi dire? Prima cosa, vincerò queste dannate elezioni. Poi troverò il figlio di puttana che ci ha spiato. E se è Holt, scoprirò tutto il marcio che nasconde e lo userò per seppellirlo. Beh, allora, buona fortuna. Riceverai presto il tuo compenso. Hai già la mia gratitudine. Arrivederci, B. Allora, cosa ne pensi? Dubito che dietro questa storia ci siano delle persone. Quindi degli alieni? Molto divertente. Sei troppo giovane per ricordarlo, ma tempo fa la gente parlava di un IA fuori controllo in agguato nel cyberspazio. Quindi, niente alieni? Non importa chi o cosa. Il nostro uomo ha perso in partenza. Possono fare quello che vogliono. È fottuto, V. Degli Arasaka non è un clan comune. Non sono nemmeno umani. Vampiri, tutti quanti. I loro corpi non invecchiano mai, ma notate i loro occhi, freddi e morti. La loro corporazione esiste solo come copertura per il loro perfido modo di vivere, o meglio, di restare non morti. Ascoltatemi ora. Saburo non se n'è andato dal nostro mondo. Egli riposa indisturbato nella cripta di famiglia. Credetemi, si nutre del sangue dei suoi servitori in attesa del ringiovanimento del suo corpo. Non mi stupirebbe. Anche in TV dicono che l'Arasaka sta lavorando a tecnologie per l'immortalità. Una menzogna per nascondere la loro natura inumana. Essa non ha origine dalla tecnologia, ma dal loro sangue di non morti.
Ma come possono dei semplici mortali divenire tali abomini in grado di sfidare la morte, vi chiederete? Con l'aiuto dei tecnonegromanti di Alpha Centauri. È il loro sangue corrotto che Saburo Arasaka ha bevuto per trasformarsi nella progenie del demonio. Gary, non puoi svelare i segreti dell'Arasaka. Verranno a prenderti. Che ci provino? Il seme è stato piantato. La verità metterà radici e ci sottrarrà dalle grinfie degli invasori. Ti conosco. Passi spesso di qui. I tuoi occhi mi dicono che hai aperto la mente alla verità. Mi aiuterai con una piccola offerta, così che possa continuare la mia missione? Apprezzo quello che fai. Usali per svegliare Night City. Grazie per la tua devozione. Ho visto in te una seguace della verità fin dall'inizio. Le onde radio dicono la verità. Yeah,